La vecchia strada del Rai. Innanzitutto al Monte Rai, la salita al Monte Rai si può fare anche con la mountain bike, una strada completamente chiusa al traffico. Vediamo questa salita al Monte Rai, questa è evidenziata in verde. Mentre durante il rilievo ho scoperto che effettivamente esiste anche un vecchio sentiero che porta al Monte Rai, veramente spettacolare. Qual è la differenza dal punto di vista innanzitutto geologico rispetto agli altri sentieri? Che mentre tutti gli altri sentieri sono in rocce carbonatiche, questo sentiero è tutto su orthogneiss, rocce metamorfiche di origine cristallina. Quindi è completamente un altro ambiente, completamente un altro ambiente. Il sentiero parte più o meno dove c'è il vallone, anche qua si segue abbastanza le tracce dell'antico sentiero, l'antico sentiero, e segue abbastanza le tracce dell'antico sentiero. Vediamo un po' foto aerea. Quindi qui c'è il centro visita dell'Enel. Dal centro visita si sale qua in questo vallone, si trova, si finisce dove c'è più o meno l'area verde, l'area giochi, si sale qua dietro, si arriva qua e qua praticamente inizia la parte interessante del sentiero, perché da questo punto qui, da questo tornante qui, da strada asfaltata, si sale abbastanza facile dal punto di vista morfologico, perché si sale lungo il costone. E si arriva all'altro tornante. Arrivati all'altro tornante, qua è il pezzo più panoramico, più tecnico, più bello, più incredibile di questo sentiero. Questo passaggio qui in mezzo a questi roccioni, il sentiero si vede. Si viene su di qua e arriva stretto stretto passando in questa gola. Quindi il pezzo più spettacolare di questo sentiero. Qui il sentiero passa vicino ai rifiuti di smarino della galleria, quindi ci sono un po' di rifiuti della galleria, per poi riandare a collegarsi con la strada del Rai e intercettare poi il sentiero intercettato gran parte dalla strada del Rai. Tracce di sentiero, non è mappato, quindi anche questo sentiero è consigliato con la guida tecnica, con guida. Ma in linea di massima quello che dico è se ti perdi in salita, torni indietro e ti rimetti nella strada esistente del Rai. Io qua il sentiero non l'ho seguito tutto perché ho fatto un rilievo, perché siccome è mappata una frana, quindi ho dovuto mappare questa frana qui che è segnata sulla cartografia IFFI. Vedete, ci sono dei blocchi instabili, volevo capire com'era questo movimento franoso. La vista salendo per il verso Rai è bellissima, si vede qua giù il giro della Lausa, e tutti i blocchi di questo ammasso roccioso che sono franati per una questione di una deformazione gravitativa profonda generata dall'erosione della valle. Dal ghiacciaio, quando il ghiacciaio si è ritirato, l'ammasso roccioso si è trovato instabile. Vabbè, non entro troppo nel dettaglio in questa descrizione tecnica. Questa è una foto che mi fa vedere bene il metamorfismo che ha subito questo ammasso roccioso. Queste rocce disarticolate, si sale per questo detrito di falda, di materiale franato appunto. In seguito al ritiro del ghiacciaio, poi c'è stato questo assestamento, grosse pareti verticali. Poi da questo punto è il punto più spettacolare di passaggio del sentiero di collegamento con i tornanti. La vista da questo punto è eccezionale. Ecco qua, questo qui ci sono delle spaccature anche profonde di questo ammasso roccioso che ha comunque subito un rilascio tensionale. Anche alte 20-30 metri, ma che non dovrebbero creare problemi in caso di frana, comunque non dovrebbero creare onde, cioè non abbiamo problematiche di vaionta, abbiamo delle instabilità locali, secondo me. Vedete, questo è l'ammasso roccioso, alto 30-40 metri, con una fessura che lascia presagire proprio un rilascio tensionale verso l'esterno. Questi sono un po' di bidoni dei fiuti dello scavo della galleria che buttavano giù
siccome c'è l'uscita, ci sono un po' di bidoni e la vista comunque salendo è bella, anche da questa parte, da questo vecchio sentiero del Rai. Questa è la foto, mi sembra che l'ho fatta a scendere, che mi fa vedere che il sentiero mi sembra che passi su di qua, a mezzo a questi roccioni. Va bene. Bellissimo anche questo, un altro sentiero da scoprire, per chi non lo sapesse.